Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sto amico amici che vi parla, oggi siamo arrivati al prossimo video. Allora, oggi siamo con il post partita di Venezia Foggia che finisce 2-1 per il Venezia. La partita poi è stata. Allora, non ho visto. Prima di tutto non ho visto la partita. Poi non so perché il Foggia non ha messo gli highlights di Foggia Spezia e Venezia Foggia. Boh, non lo so che è successo. E poi ho visto solo i gol, visto solo i gol. Allora, parliamo dei gol. Ho sentito anche che il Foggia ha colpito anche una traversa, quindi abbiamo una sfiga assurda, una sfiga assurda. Comunque, allora, c'è stato il rigore per il Venezia, che secondo me c'era. Secondo me c'era, c'è stata una spinta alla che. E poi Littieri spiazza Noppert, segna il gol dell'1-0 per il Venezia. Poi il Foggia al 92esimo la pareggia con Fabio, con il nostro bomber Mazzio, con il palo di Tonucci, e poi Mazzio in mezza rovesciata segna il gol del pareggio, il gol dell'1-1. Poi manca il tempo di gioire per l'1-1 per portarci a casa un bel pareggio stretto. Il Venezia segna una grandissima punizione con Stulak, che era. Secondo me imprendibile, cioè imprendibile, però secondo me Noppert poteva fare minimo qualche cosa, da fare minimo qualche cosa Noppert, però non ci è arrivato, perché quella collezione era imparabile, però Noppert c'era quasi arrivato, c'era quasi arrivato, quindi qualche cosa di più poteva anche farlo. Comunque, restiamo sempre a 54 punti in classifica, però ormai siamo matematicamente salvi, quindi ormai non ce ne frega più niente. La prossima sarà contro la Salernitana in casa. Era molto difficile, però speriamo almeno di vincerla. Contro la Salernitana facciamo grandi partite, facciamo delle grandi partite in Lega Pro, cioè facciamo delle grandi partite in Lega Pro Foggia Salernitana, Mi ricordo Foggia Salernitana che finì 1-1 con Iemmelo che pareggia al 90esimo, poi al ritorno finì 2-2 la partita con doppietta poi di Mello, poi non mi ricordo più che altra partita che c'era tra Salernitana e Foggia, tra Foggia e Salernitana, mi ricordo solo queste due partite. Vabbè, adesso siamo alla zona playoff, quanto dista? Sì, dista sempre 5 punti, visto che. Oh, scusate un momento, ragazzi. Eccomi qui ritornato ragazzi, stavo parlando della distanza dei playoff, siamo a 5 punti dei playoff visto che Perugia ha perso contro il Bari per 3-1. E poi cioè, noi avevamo tifato Bari, dico sì, a Foggia avevano tifato Bari che è stato 3-1 contro il Perugia e Foggia poteva anche approfittare, se vinceva andava anche a -2 mi pare dalla zona playoff. E mentre il Bari ha tifato il Foggia, però è andata male per i tifosi baresi. Vabbè, che devo dire più? La prossima, sì, come ho detto prima, sarà contro la Salernitana. Mancano due giornate alla fine, sono molto toste. Sono molto toste queste ultime due giornate perché giochiamo contro la Salernitana che cerca la salvezza. E poi contro il Frosinone che cerca la Serie A. Come vediamo che roviniamo, secondo me roviniamo la festa al Frosinone che va in Serie A. Ma spero, perché visto che siamo pure rivali con il Frosinone. Quindi speriamo di rovinarci la festa, speriamo di rovinargli la festa dalla Serie A. Però a me mi farebbe molto piacere se il Frosinone venisse in Serie A perché era anche una bella squadra, quando giocava. In Serie A c'era pure Kragl, al Frosinone quando stava in Serie A c'era pure Oliver Kragl. Vabbè, sì, possiamo aprire questo video, intanto vado a registrare il video del post partita dalla Juve. Comunque, beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al mio canale, soprattutto tutti i video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!